Odaiba, la baia di Tokyo. Oggi vi porto a vedere questa megalopoli dal mare. Amici di Utahlandia, ben trovati. Giappone, Tokyo, Daiba, la grande baia di questa megalopoli dalla quale soprattutto all'imbrunire si può godere di un panorama straordinario su questa immensa città. Lì davanti a me vedete il Rainbow Bridge, 1800 metri di lunghezza, che collega questa isola artificiale, poiché Daiba altro non è che un'isola artificiale, e la baia è un insieme di appunto isole. Vedete il Rainbow Bridge che collega la terraferma laggiù in lontananza la città, si intravede oltre il ponte anche la Tokyo Tower, e mentre qui sulla mia destra avete una replica in scala minore della Statua della Libertà. Ma cosa ci fa la Statua della Libertà qui nella baia di Tokyo? Alla fine degli anni 90, nel 1998 se non sbaglio, in riconoscimento di una storica amicizia fra i gemellaggio appunto fra la Francia e il Giappone, i francesi inviarono, prestarono per un anno una copia della Statua della Libertà. Piacque così tanto ai giapponesi che decisero di farne una copia e di tenerla qui definitivamente. Quindi è diventato ormai questo simbolo, la Statua della Libertà appunto è diventato un po' parte integrante dello skyline che si vede, diciamo, dalla baia. E per arrivare alla baia potete prendere la Yurikamone Line, che è una monorotaia che parte dalla stazione di Shinbashi, 320 yen a tratta, e potete scendere dopo 7 fermate alla fermata U7 direttamente qui nella baia per ammirare la città dal mare. C'è questo ponte, questa passeggiata pedonale molto bella. È un'area commerciale dove ci sono grandi alberghi. Qui vedete l'Hilton, davanti a me il Gran Nikko, qui a sinistra invece l'Aqua City Odaiba, che è un altro complesso, centro commerciale per shopping, mentre quassù proprio davanti vedete questo imponente edificio con questa sfera che collega le due torri. È l'edificio Fuji, la Fuji TV, che è una delle emittenti televisive più famose qui del Giappone. Fu progettato dall'architetto Kenzo Tange. Ricorre anche in molte anime, in molti fumetti, è un edificio molto famoso. C'è un osservatorio lì al 25° piano, in quella sfera potete entrare, mi sembra che l'ingresso sia sui 700 yen se non sbaglio. Vedete la gente che c'è, oggi è domenica, c'è molto passeggio, è un'area appunto di Tokyo per farsi una passeggiata, mangiare qualcosa, fare shopping, ritrovarsi con gli amici soprattutto nel fine settimana. E percorrendo questa isola pedonale, questa sorta di ponte, arrivate fino al Diver City, un altro famoso centro commerciale qui a Daiba, famoso perché fino ai primi di marzo scorso, siamo nel 2017, c'era il Gundam gigante, una delle principali attrazioni qui della baia. Purtroppo nei primi giorni di marzo è stato smantellato, perché poi ne verrà rimpiazzato con un nuovo modello che si muoverà di più, un pochettino più particolare. Non si sa esattamente il giorno, la data in cui verrà rimesso, però questa, diciamo, è una grande novità. Oggi qui c'è anche un mercatino dove si vende orecchini, collane, ciupigli vari, souvenir turistici. Questo che vedete qui proprio sotto l'Hilton c'è l'ingresso per la Yurikamone, la monorotaia. Vedete qui davanti a me, questo è il binario che poi con la quale potete poi ritornare a Shinbashi. Un'alternativa potrebbe essere anche quella di raggiungere la baia attraverso il fiume Sumida, che parte appunto, c'è questo battello che parte dal quartiere di Asakusa e poi in 40-45 minuti circa di navigazione lungo il fiume che si getta sulla baia, arrivate qui a Daiba, proprio scendete il capolinea lì sotto la Statua della Libertà.
Per questo video, amici di Yutailandia dal Giappone, è tutto. Io vi saluto, continuate a seguirmi sul mio canale YouTube Yutailandia, iscrivetevi, il mio vlog yutailandia.it, dove troverete tanti approfondimenti e informazioni, consigli utili per organizzare il vostro viaggio in Asia, principalmente in Thailandia, ma come sapete anche in altre destinazioni affascinanti dell'Asia. Io vi saluto, ciao da Tokyo, Baia di Daiba, ciao!